Il Valle è stato per anni il suo teatro romano, collezionando ogni volta grandi successi. Sublimiamo la sporcizia con pratiche dirigenti a soda pietà. E a 2 anni e mezzo dalla scomparsa è ora il genio di Paolo Poli a invadere gli spazi a lui così familiari. Il foyer, la platea, i palchi, il palcoscenico, il colpo d'occhio è straordinario. Sai, il teatro dal vivo è magico, però ha questa fragilità che finisce e non rimane. E allora bisogna fare delle cose che tramandino un po' la memoria. Bisogna fare in modo che la televisione, il servizio pubblico, deve fare in modo di ricordare questi grandi. Teatro sold out, quando attori, scrittori, musicisti, istituzioni, amici e spettatori affezionati sono accorsi in massa all'inaugurazione di Paolo Poli e la mostra album multimediale già allestita a Firenze, sua città natale, e arricchita per la capitale i costumi di Santuzza Calì e scenografie e bozzetti di Lele Luzzati. Una triade creativa tra le più importanti del secolo. Sì, di altissimo artigianato, proprio il teatro all'antica italiana. L'abbiamo qui proprio, a portata di mano. La bellezza di questa mostra curata da Rodolfo Di Gianmarco e Andrea Farri è proprio questo, che ci immergiamo nel mondo fantastico, è vero, reale, tangibile di Paolo Poli. E invece poi ho fatto degli spettacoli più... Claudio Strinati, cosa sta ascoltando? Sto ascoltando lui che racconta delle sue esperienze al tempo in cui fece esercizi di stile di Quenot. C'è una specie di mitragliatrice di parole che rendeva molto la cosa sua, perché in fondo Poli è una specie di futurista eterno. Noi tutti i meccanismi umoristici più importanti, dalla più sciocco che è l'imitazione, alla parodia, all'ironia, all'ammiccamento, al lazzo, alla goliardia, al doppio senso, senza mai volgarità, anzi giocandoci con una grazia che è assolutamente unica. Quando lui faceva alcune canzoni ingenue, canzoni militari o addirittura canzoni fasciste, lui non ne faceva semplicemente la parodia, lo sberleffo, era qualcosa di doppio, riusciva a dare anche il sentimento innocente che c'era dentro le canzoni peggiori. Lui esprimeva cose assurde con una verità. L'ho amato molto e lo porto con me così questa sera, poi lo viviamo tutti insieme con tenerezza e diciamo allegria. Per quanti anni ha lavorato con Paolo Poli? 30 anni, circa, o 28 o 32, non ho fatto bene il conto. Quindi appena vi siete conosciuti non vi siete più lasciati? No, non ci siamo più lasciati, anche perché parlavamo poco di costume e tanto di altro. Io credo che ci ha unito un pensiero di poco ego. Abbiamo bisogno delle situazioni, abbiamo bisogno del pensiero, e allora quando leviamo il nostro ego lasciamo uno spazio immenso e siamo più ricchi. Bella, Santuzza Calì. Grazie.